Citando l'omonimo film, il nemico ormai è alle porte, ma questa volta non è lui, bensì la prossima espansione per Earth of Iron 4, ovvero No Step Back, senza troppe sorprese riguarderà l'Unione Sovietica e il teatro orientale, con tante piccole chicche che adesso vediamo in questo sommario delle feature della prossima espansione e dell'aggiornamento. E partiamo proprio con lei, con l'Unione Sovietica. Allora, innanzitutto c'è tutto un rifacimento del paese, inteso come Focus 3 e come Spiriti Nazionali e altre meccaniche. Alcune di queste sono gratis per tutti, questa è una cosa molto buona. La parte, diciamo, di base, quella che c'è già nel gioco, la parte in cui si usa Stalin, quella parte lì, anche se migliorata, questa viene data a tutti. I focus industriali sono stati ampliati, è stato introdotto un modo per poter personalizzare il piano quinquennale, il piano di industrializzazione pesante che era in voga in quegli anni in Unione Sovietica, una decisione per esempio per instaurare il Comecon, migliorare quindi, diciamo, tutti i satelliti sovietici, insieme ovviamente a nuovi designer per quanto riguarda i tank, l'aviazione, la marina. Una meccanica molto interessante è la possibilità di utilizzare una sorta di propaganda con annessi poster che richiamano quelli dell'epoca. Ovviamente, utilizzando Stalin, bisognerà avere a che fare, finché non finiscono le purghe, con la sua paranoia di un complotto. Mentre si può utilizzare anche l'opposizione, Trotsky per esempio, ma anche Bukharin ed anche Zinoviev. Scegliendo uno di questi tre, scoppierà una guerra civile, rimanendo comunque nell'ambito del socialismo. Sono tutti rappresentanti del comunismo, questi qua. Ci saranno ovviamente dei cammini un po' più semplici, altri un po' più difficili. Diciamo che con questi non si va proprio nella fantascienza più assoluta. Ecco, qua possiamo vedere alcuni esempi. C'è Trotsky, come vi dicevo prima, Smirnov, Ukhariv, Rykov, Kamenev, Zinoviev, oppure il Soviet Supremo. Quello che a parer mio è forse un pelino esagerato come cammino di storia alternativa è la possibilità di far tornare lo zar. Qua bisogna davvero fare tutto in salita, perché le probabilità di andare contro l'ormai stabilito regime sovietico sono davvero a vostro svantaggio. Diciamo che nel suo complesso il Focus 3 sovietico è davvero un bel gigante. Un altro paese che viene toccato da questo aggiornamento, anche qui con parti a pagamento e parti gratuite, è la Polonia. Infatti molte parti sono gratuite, essendo la Polonia e il suo Focus 3 un DLC free che è stato rilasciato al lancio del gioco. E qui viene rifatto la parte economica, la parte militare, queste essenzialmente sono quelle gratuite, con eventuali guerre civili tra lo Stato o insurrezioni comuniste. Il problema di gestire la città di Danzica, che comunque era considerato un territorio libero, eccolo qui, con alcune decisioni da poter prendere. E poi ci sono le varie possibilità, più o meno plausibili anche qui, la possibilità di integrare la Lituania, trasformare il paese in una repubblica popolare. C'è anche la possibilità ovviamente di restaurare la monarchia con diversi possibili candidati, Hohenzollern, i Wettin, o perché no, magari un Asburgo. Questo mi ricorda un po' il Kaiserreich, a dire la verità, la morte. Però vabbè. Gli ultimi paesi a ricevere il Focus 3, oltre Unione Sovietica e Polonia, sono i tre stati baltici, ovvero Lettonia, Estonia e Lituania. In questo caso questi funzioneranno in modo molto simile ai vari signori della guerra cinesi aggiunti con Waking the Tiger. Che cosa vuol dire? Molto semplicemente, come in quei Focus 3, anche qui ci sarà una parte comune, tutti e tre i paesi, e una parte unica per ognuno di loro. Ma basta con i Focus 3, veniamo alla vera ciccia, secondo me, di questa espansione, ovvero il sistema di logistica completamente rivisto. Infatti vengono introdotte le ferrovie, che si costruiscono come tutti gli altri edifici, e sono loro a portare i rifornimenti fino al fronte. Si possono vedere benissimo in questa immagine, sono le linee bianche tratteggiate che ricordano appunto la ferrovia, in cui le città in particolare fungono da snodi, da hub, tra un punto e l'altro, e sono molto più importanti adesso. Infatti è dal hub più vicino che partono poi i rifornimenti, quindi se avete un hub vicino al fronte va tutto bene e le truppe vengono rifornite in modo adeguato, altrimenti come si vede in questa piccola immagine si deve utilizzare il trasporto su strada. Prendere città come Mosca, Stalingrado, Kiev dovrebbe far davvero la differenza ora. Questa immagine qui che ho tenuto come sottofondo si può vedere che c'è un determinato raggio, sono le caselline più chiare in verde, che vengono rifornite in modo adeguato dall'hub, quelle più lontane, più ci si allontana, più il rifornimento cala.
Per cui, se si vuole avanzare, bisogna prendere l'hub successivo. Ovviamente le ferrovie possono essere catturate, se riuscite a incunearvi dietro le linee nemiche, rubate le caselle, si interrompe il collegamento. Ed ovviamente tutto questo presuppone comunque l'introduzione dei treni. Infatti i treni verranno prodotti dalla solita schermata che tutti conosciamo, quella della produzione. Ci sono varie varianti in base al paese, alcune sono anche locomotive storiche. Non solo, l'aviazione avrà una nuova missione, l'attacco logistico, che era presente nei vecchi Hearts of Iron, per chi ci ha giocato lo riconoscerà, che andrà a colpire in particolar modo le ferrovie. Il bombardamento strategico lo fa, ma diciamo, se si vuole colpire la ferrovia in particolare, si deve usare l'assalto logistico. Tutto questo comunque viene tracciato da questa nuova icona che si vede nella barra in alto, in cui vi dirà quanti treni sono richiesti rispetto a quelle che avete nelle scorte, stessa cosa per quanto riguarda i camion, che comunque servono, e i convogli. E in questa mappa si può vedere come le steppe russe, questa zona in rosso, dovrebbero rappresentare un problema per l'invasore. Un'altra introduzione, sempre per quanto riguarda la logistica, sono i porti Mulberry. Nella mappina si intravedono con questo modellino tridimensionale qui. Sono dei porti temporanei con cui potete dotare le vostre forze di invasione per far sì che possano ricevere dei rifornimenti. Non saranno perenni, non possono durare per sempre, ma dovrebbero dare il tempo alle forze di invasione di poter raggiungere tramite un'offensiva il porto principale più vicino. Un po' come è stato con i Mulberry durante il D-Day, intanto che gli alleati cercavano di prendere Cherbourg. E visto che abbiamo parlato di treni e di logistica, sempre di treni si tratta, vengono introdotti i treni corazzati. Si possono dislocare, ovviamente, essendo treni, sulle ferrovie. Possono muoversi solamente seguendo il percorso che la ferrovia fa. Si possono attaccare ad un'armata, in modo analogo a come si possono attaccare i caccia o i CAS, per esempio. Proiettano un cerchio che rappresenta essenzialmente il raggio a cui possono bombardare con il loro cannone. E il loro effetto è essenzialmente come quello delle battleship, delle corazzate, che fanno il supporto navale. La seconda grande meccanica che viene aggiunta, che riprende ciò che è già stato fatto con Man the Guns per le navi, in questo caso viene aggiunto il Tank Designer. È essenzialmente la versione per i carri, che funziona in modo simile a quello per le navi. Qui si potrà, con questa interfaccia, poter scegliere ogni pezzo in modo da farvi avere il carro che volete e che le vostre necessità richiedono. Si può scegliere il cannone, il tipo di torretta, il tipo di corazzatura utilizzata, le sospensioni, il motore. Ovviamente ognuno di questi elementi va a modificare anche le statistiche. E per stare al passo con questo sistema è stata cambiata la tab della ricerca dei corazzati e in base alla combinazione di queste tre cose, torretta, cannone e chassis, hull come viene chiamato nel gioco, vengono fuori tutte le varie varianti di tank presenti nel gioco. Anticarro, antiaereo, main battle tank e così via. Terzo grande cambiamento, l'istituzione dell'officer corp. Il corpo ufficiali, viene aggiunta una nuova iconcina nella barra dei menu che rappresenta essenzialmente il corpo ufficiale delle vostre forze armate, suddiviso tra esercito, marina e aviazione. È possibile assumere dei consiglieri militari che funzionano essenzialmente come quelli che già sono presenti in gioco, con una piccola differenza. I comandanti sul campo, che siano generali o ammiragli, possono essere promossi per entrare a far parte dello Stato Maggiore e applicare i bonus e le abilità che hanno sviluppato sul campo globalmente. Le dottrine vengono slegate dalla ricerca tecnologica, infatti si ricercheranno, o meglio dire si sbloccheranno, solamente più tramite l'esperienza, esperienza dell'esercito, della marina e dell'aviazione, in questo caso, seconda di quale dottrine volete andare a ricercare. E per bilanciare questo cambiamento, ovviamente questa esperienza viene generata un po' più facilmente, soprattutto in tempo di pace. Tramite questi tre bottoni si possono scegliere poi dei Academic Spirit, diciamo spiriti accademici. Questi spirit servono essenzialmente per personalizzare ancora di più e un livello ulteriore e per decidere con un taglio ancora più netto quello che fanno determinate forze, come per esempio Surface Rider, che rappresenta, diciamo, la decisione di destinare all'incursione navale anche le navi maggiori, oppure altri spiriti che vanno a modificare, oltre che l'attributo, anche la probabilità di applicazione di alcune tattiche di battaglia.
E a proposito di ciò, tramite questo bottoncino qua si può andare a scegliere la tattica preferita. Qui, in base ovviamente alle dottrine che avete ricercato, perché non tutte sbloccano tutto, si può andare a scegliere una tattica preferita la quale avrà una percentuale più alta tra di comparire in battaglia. Insieme all'aggiornamento ci sono tutta una serie poi di quality of life, diciamo quei miglioramenti nell'utilizzo del gioco in sé, come per esempio la possibilità di usare il click e lo spostamento sui template dell'esercito, si possono vedere colorati i bonus delle infrastrutture, vengono cambiati gli effetti del maltempo, con particolare attenzione soprattutto alle tempeste di neve e alla neve, ovviamente sempre in vista del focus dell'espansione, ovvero il teatro orientale e Barbarossa. Sarà possibile poter decidere singolarmente nelle divisioni che tipo di equipaggiamento volete dare. Si può costruire nel territorio degli alleati, ci sarà la possibilità di fare terra bruciata, che in combinazione con quello che abbiamo visto prima delle ferrovie sarà un ottimo metodo per rallentare un'eventuale invasione. Il rischieramento strategico ovviamente utilizzerà le ferrovie e infine vengono cambiate parecchie cose del sistema di combattimento. Questa cosa qui l'ho lasciata per ultima perché, per capire bene le modifiche, secondo me questa bisogna aspettare le patch note. Il ragionamento dietro la decisione degli sviluppatori è dato semplicemente dal fatto che vogliono rompere un po' il meta attuale delle divisioni con larghezza da 20 o da 40. In che modo? Cambiano semplicemente l'ampiezza di combattimento supportata dai diversi tipi di terreno. Ora non sono più multipli di 20 o 40, ma sono di valori diversi, quindi diciamo non ci potrà essere un'ampiezza di combattimento che va bene per tutto. Vengono cambiate anche alcune statistiche per quanto riguarda la penetrazione dell'armor, dell'armatura dei corazzati e dell'affidabilità. Secondo me è meglio aspettare le patch note e avere una versione finale. E sempre per motivi di bilanciamento viene cambiato come le divisioni vanno a scegliere il bersaglio su cui sparare. Sempre per rompere un po' il meta attuale delle divisioni corazzate da 40 di larghezza, di ampiezza, di combat width, come la vogliamo chiamare, che sono molto forti, diciamo. E per finire viene anche migliorata un pochino l'intelligenza artificiale. Questa per vedere, in effetti, bisognerà comunque fare delle partite di prova. Io sono molto curioso di vedere quello che viene fuori. Sono abbastanza ottimista sui cambiamenti che vengono effettuati. Voi cosa ne pensate dopo aver visto questo video? Secondo voi c'è qualcosa che vi piace, qualcosa che non vi piace, roba che proprio non vi convince? Fatemelo sapere qui nei commenti, lasciate un like se il video vi è servito, vi è piaciuto. Noi ci rivedremo presto qui sul canale. Fino ad allora, un grazie a tutti voi. Ciao!